Il Forlì espugna l'Armando Picchi di Livorno, in qualche modo restituisce il passivo subito all'andata, un risultato sicuramente importante per quanto riguarda, insomma, lo score. Probabilmente sono stati padroni di casa a cominciare meglio, poi la gara è girata in virtù di quel gol arrivato al sedicesimo, girata a vostro favore. Siete stati, insomma, capaci poi di non perdere appunto il timone della gara e portare in fondo 3 punti importanti. Qual è, mister, la sua analisi di questo match? Abbiamo fatto quello che di solito non ci riusciva, perché di solito abbiamo tante palle gol, sbagliamo tante palle gol al primo episodio, come un po' è successo all'andata contro di loro. Pigliamo gol, invece oggi alla prima occasione abbiamo fatto gol e la partita l'avevamo preparata così, sapevamo che il Pro Livorno, il contropiede sulle ripartenze era molto pericoloso, quindi abbiamo lasciato la partita di palleggio a loro e poi dopo, una volta sbloccata la partita sul 2-0, abbiamo giocato una grandissima partita sotto tutti i punti di vista, sia quando con la palla, senza la palla, e non c'è stata più partita, insomma, da quel punto di vista. Soprattutto anche dopo l'espulsione che è costata l'inferiorità numerica ai biancoverdi, probabilmente lì è calato un po' il sipario anzitempo su questa partita. Siete riusciti a dilagare inserendo anche appunto giocatori importanti, segno insomma di quella che è la qualità della rosa anche nelle alternative. A questo punto le chiedo che significato ha questa gara in vista del finale di torneo, di stagione. Ha un significato importante perché stiamo lavorando da quest'estate in una certa maniera. Oggi in campo c'erano 7 under dal primo minuto e fare una prestazione così con 7 under in campo vuol dire che c'è stato un lavoro, che i ragazzi sono migliorati, sono cresciuti e il ragazzo che ha fatto il primo gol e ha preso il rigore era la prima partita da titolare che faceva. Però è un ragazzo che ha sempre lavorato, si è sempre messo a disposizione e adesso sta raccogliendo i frutti. Questo per quanto riguarda il mio lavoro. Ci è voluto tanto tempo, però sono contento che in questo momento questi ragazzi stanno esprimendo un calcio importante. Bene, ringraziamo mister Angelini, buon finale di stagione.